Eccolo! Allora, sono appena arrivati dei piloti di gare clandestine. Ah, amici tuoi? Non siamo amici e non facciamo gare clandestine, Jamin. Siamo la società di corse Nati Veloci. Nati ricchi, più che altro. Senti, collega, ora sei nel mio paese, quindi scendi in pista o torna a casa. Vada per la gara. Facciamolo. Alle vostre auto, allora. Adesso, Nati Veloci. O morti ultimi, collega. Andiamo! Ok, prima che tu me lo chieda, non ho idea di che problema abbia quel tizio. Io non c'entro nulla. Aspetta, chi è questo tizio? Si chiama Tristan. Partiamo dall'inizio. Qualche anno fa sono andato a questo raduno notturno a Londra. Dicevano che sarebbe stato bello. A quanto pare era solo un summit di ragazzini ricchi e viziati. Quindi l'hai battuto in una gara? Beh, sì, ma era una gara sola. Io e te vinciamo e perdiamo continuamente, ma non ci comportiamo da idioti. E questa è la prima volta a Horizon. Per come la vedo io, il festival può fare a meno di questi tipi. Facci piano, Jay. Vediamo come guidano. Curva in arrivo, vediamo la sua sterzata. Sai fare, Pablo. Dobbiamo solo prenderti una vera auto da gare clandestine. Mio padre pagherà. Sono pronto a costruire un hot rod da zero se sarà necessario. Non ce n'è bisogno. Vieni alla scena clandestina e ti faremo entrare. Tu invece, Tristan? Non credo, non mi abbasserò a gareggiare con te. Non sei nemmeno in quella ridicola Hall of Fame. Eccoti. Vuoi affrontare un altro dei piloti Nati Veloci? Certo, Tristan. Adoro le sfide. Ti presento Charles Ward, membro fondatore dei Nati Veloci. M'hai sconfitto, dico bene? Intende che siamo andati a scuola insieme. Ah, finiamola qui. Nati Veloci? O morti ultimi? Sì, lo so. Fai del tuo meglio, Charles. Voglio che tu vinca. Ehi, sembra che tu non ti stia divertendo molto. Rilassati. Le gare dovrebbero essere divertenti. Non hai idea. Non sono ricco. Mio padre lavorava per il suo. Sono felice di andare in giro in una skyline come in una Lambo. Ah, dovresti dare un'occhiata alla scena clandestina, Charlie. Sono molto attivi.
Ah, beh, sono sicuro che hai fatto del tuo meglio, Charlie. Ti darò alcune dritte più tardi. C'è una cosa di cui vorrei parlarti. Salta su, te lo dico strada facendo. Qual è il problema? Davvero? Non ti importa se perdi? Beh, non mi piace. Ma nessuno vince sempre. Non capisci? Non sono come loro. Ho frequentato la scuola di Tristan grazie a una borsa di studio. Ma abbiamo legato. Siamo d'accordo. Mi hanno fatto entrare nel gruppo ed è stato divertente per un po', ma... non posso continuare a fingere. Allora perché non te ne vai? Non è così facile. Tristan era un amico, finché questa cosa con Jamie non gli ha fatto perdere la testa. Ho pensato che se riuscissi a sorprenderlo con una vittoria importante, con il tuo aiuto, ovviamente. Mi stai chiedendo di perdere la gara? Sì, no, hai ragione, è stupido. Ehi, buona fortuna con la gara, Superstar. Ma non ne avrei bisogno. No, grazie per avermelo detto, Charlie, ci penserò. Ecco, ti va sulla griglia di partenza. Fai del tuo meglio, Charles. Voglio che tu vinca. Solo i vincitori? Ho morti gli ultimi. Sì, Tristan, lo so. Allora, che cosa voleva dirti? Charles mi ha chiesto di perdere la gara. Sul serio? Wow! E hai intenzione di farlo? Non lo so ancora, ma penso si divertirebbe di più nella scena delle gare clandestine. Beh, sono sicuro che hai fatto del tuo meglio, Charlie. Ti darò alcune dritte più tardi. Superstar, Jay non si è ancora fatto vivo? Peccato. Immagino che sia così impegnato a fare il famoso pilota di Horizon da non avere tempo per una gara vera. Sai, è un festival grande, Tristan. C'è spazio per tutti e due. Diglielo. Digli che porterò il mio invito al Festival del Regno Unito. Sono solo 3 anni di ritardo. Aspetta, non hai mai... Tristan, i tuoi problemi personali sono noiosi. Io adesso voglio gareggiare. Oh, ciao, e tu chi sei? Questa è Antonia Ritter. È il primo pilota della sua squadra e neanche la proprietaria. Hai fatto vedere cose decenti con la banda dei Nati Veloci, Superstar, ma la tua avventura finisce qui. Nati Veloci? Ho morti ultimi. Ora fuori dai piedi, grazie.
com'è andata la gara? Mi dispiace di essermela persa, stavo... Jay, hai invitato Tristan a Horizon Regno Unito? Cosa? Non saprei, avrei dovuto. Può decidere lui dove andare, adulto e vaccinato, no? Sì, ma vi comportate entrambi come... ne parliamo più tardi, questa signora tedesca è pronta per guidare. Sì, sì, va bene, ci sentiamo. Sono superiore. Ho studiato attentamente questo percorso. Senza dubbio, vincerò. Ehi, sapevi già qual era il percorso? Non è giusto. Errato. Ho studiato ogni possibile permutazione delle rotte lungo la rete di strade messicana durante la preparazione pre-gara. Non ignorerò alcuna opportunità di dimostrare che sono il pilota migliore. Wow, io ho passato ore a scegliere un clacson. Hai vinto. Com'è successo? Fammi vedere come hai fatto quelle curve. Voglio sapere tutto. Ehi, Antonia. Se vuoi esercitarti un altro po', vieni alla scena clandestina. Va bene. Ci penserò. I clacson originali sembrano divertenti. Non pensarci troppo, Will. Dico davvero, è un pilota da prendere sul serio. Tris, amico, rilassati. Sono il miglior pilota del Nord o Sud America. È un piacere anche per me, William. Allora, andiamo? Nati veloci. O morti ultimi, bello, lo sai. Fallo, dai, dai, dai! Jamin, sono io. Ehi, che si dice? Come va la gara? So che stai guardando, Jamin. Non fingere. Wow, questo tizio fa sul serio? Diciamo che è un po' melodrammatico. Suo padre ha i soldi e anche la sorella è un po' particolare. Pare che prenda questa faccenda delle corse molto seriamente. Pare proprio di sì. Impossibile. Questo risultato non è da me. Non è da me. Non registrarlo non è un risultato da me. È stato divertente, William. Forse un'altra volta?
Tegan, te l'ho già detto, Keira non è qui. Sta gestendo le operazioni nel Regno Unito e l'Australia è stata tanto tempo fa. Per me non fa differenza. Ehi, Tristan. Ciao, Tegan. Quindi si gareggia? Non è certo una visita di cortesia. Wow, beh, ok. Allora andiamo. Nati veloci. Puoi ben dirlo. Anna, chiama Jane. Chiamo Jane. Jay, cerca Tegan Ashley. Un secondo. Tegan Ashley. Oh, cavolo! Ha provato a comprare Horizon Australia! In che senso? Tutto quanto? Già, e sua madre ha i soldi della miniera da investire, ma Keira le ha detto che il lavoro di capo del festival non era in vendita. Quindi lei... Credo che non l'abbia presa bene. No, niente affatto. Entrare per merito. Non posso comprarmi un posto. Cos'altro dovrei fare? Calma, Tegan, stai bene. Dimenticati i nati veloci. Se vuoi correre per Horizon per un po', schiarirti le idee, non c'è problema. Come se adesso mi volessero. Nessuno mi prende sul serio e tutto per colpa degli stupidi soldi della mia famiglia. Stai scherzando? Ci piacerebbe se venissi. Alla scena clandestina a nessuno interessa chi sia tua madre. Superstar! Credo che tu abbia parlato con Katia, la mia seconda in comando. Forse la seconda cosa più veloce al mondo dopo di me. Gli piace crederlo. Io e Katia abbiamo pensato che potresti considerare di unirti ai nati veloci. Con te Horizon diventerebbe acqua passata. Sì, solo che a me non interessa chi vince, Tristan. Sono qui per divertirmi. Te l'avevo detto che non avrebbe voluto. Non importa, ora vedremo chi arriverà secondo. Nati veloci, oh! Si vede al traguardo! Morti ultimi. Cos'è, adesso il motto non piace a nessuno? Mi piaci, Katia. Anna!
Anna, chiama Katia. Cerco il suo numero. Lo sto componendo. Sì? Ehi, Katia, sono io. Posso farti una domanda? Su cosa? Tristan, digli che Jay non avrebbe dovuto fare quella battuta sui nati ricchi. Oh, questi ragazzi. Tristan è terrorizzato dal fatto che Jay possa avere ragione e di essere sfidato da uno dei tuoi piloti preferiti. Aspetta, Tristan è un fan di Jay? Mi mandava ogni corsa notturna, ogni video di acrobazie. Perché credi che volesse un invito a Horizon Regno Unito? Ah, all'improvviso è tutto molto più chiaro. Perdona Tristan, è ricco, non può farci nulla. Ora basta con la terapia, ce la vediamo noi due, Superstar. Ci si sente così quando si arriva ultimi? Non è male. Beh, allora adesso ci sfidiamo io e te, Tristan. Non credo, non mi abbasserò a gareggiare con te. Non sei nemmeno in quella ridicola Hall of Fame. Davvero? Bene, allora ci vediamo in giro. Oh, preparati a perdere, Tristan. Ehi, voi due! Calmati, Jay. Allora, Tristan, la finiamo qui? Ehi, Tristan! Nati veloci? Sono nati veloci! Ehi! Dovevi distruggerli, non unirti a loro! Anna, aggiungi Jamin e Tristan a una chiamata di gruppo. Compongo i numeri e avvio una chiamata di gruppo. Ehi, tutto ok? Cosa sta? Parla Tristan Westfield Bourne. Ciao! Voi due avreste dovuto essere migliori amici, non acerrimi nemici. Risolviamo subito questo problema. Beh, se pensi che debba fare terapia di gruppo mentre corro, ti sbagli di grosso. Jay, c'è qualcosa che vuoi dire a Tristan? Mi dispiace, va bene? Scusami se vi ho chiamati nati ricchi. Sono stato meschino. Tristan, è il tuo segnale. Mi dispiace per tutto quanto. Con chiunque altro non me ne sarebbe fregato niente. Ora, chi vuole tornare alla linea di partenza? Vince chi ne fa 2 su 3. Bene, ora possiamo tornare alla scena clandestina senza tutto questo melodramma, ok? Intesi? Assolutamente. Ma quel melodramma ha portato alla serie di corse più assurda della storia di Horizon. Dai, Tristan, vieni alla scena clandestina questo fine settimana. Ti presenterò a tutti, ma devi far finta che ci odiamo ancora, ok? Capisco, ma voglio guidare quel tuo Aventador.